Ok, io ci sono se volete. Sì, start Dex Climax Loser Quarters, perfetto. Allora, abbiamo questo match di Loser's Quarters. Dex contro Climax. Climax va... va di Falcone. Vediamo un po' cosa ci riserva questo Falcon. Un buon inizio. Diciamo un combo standard di Falcon, che comunque... Trap tilt di fila, penso funzioni solo su Falcon, sta cosa. Perché... Per il fatto che è molto grosso, è... molto grosso e anche molto fast faller. Buon recupero da parte di... Dex, che in questo momento è una situazione di svantaggio. Buona presa. 71% contro 83%. In questo momento, diciamo, nessuno dei due ha kill percent. Non penso che... buon F smash, però non lo prende col non tippera. Quindi abbiamo... e quindi Falcon vive un altro giorno. Ottimo, sta coprendo il ledge veramente bene. Ledge drop in knee. Oddio, che cosa... Ok. Diciamo... grave errore da parte di Dex, che avrebbe potuto punire abbastanza bene quel Falcon Kick e poi il Raptor Boost chiude lo stock. Brutta DI da parte di Climax, che perde il primo stock sul calcio dopo l'instapin. Buona pairing. Oddio, che DI discutibile da parte di Dex, che finisce giù dritto da down throw in spike. Veramente DI, non saprei nemmeno cosa dire. Quindi game 1 va a Climax, che vince con una pick abbastanza interessante. Però comunque ha mostrato veramente tanti personaggi Climax, e ora sembra cambiare su Zero Suit, quindi suppongo si andrà su Battlefield. Invece si va su FD. E non capisco benissimo il cambio da parte di Climax, che ha fatto abbastanza bene con Falcon. E FD sarebbe anche un buono stage, perché... perché puoi continuare le... diciamo, non si trova in mezzo alle piattaforme, è abbastanza più facile riatterrare, non si ritrova a dover atterrare sulle piattaforme, quindi... non capisco lo switch, ma comunque... diciamo, Climax ha dimostrato oggi di essere veramente un ottimo giocatore. Con un sacco di personaggi, tra l'altro. Ha portato Game 5 MJ... anche se ora in realtà... piccola... è in svantaggio. Io... Dex non è esatto... non sta veramente facendo bene sui suoi punish. Buon paralyzer in back air. In questo momento, diciamo, in questo momento bastano veramente tante mosse di Corrin per uccidere. Una di queste è la grab, l'up throw da parte di Corrin. Corrin gode veramente tanto del fatto che ha una buona kill throw, quanto appunto l'avversario non sa mai se andrà per l'instapin o a kill percent, non sa se andrà per l'instapin o per la grab. E non sa se scudare oppure tirare. Oppure no. Buon. Ha letto l'air dodge, ha provato a punirla con Nair. Comunque. Dex sembra.
sembra abbastanza in controllo, ha veramente un buon vantaggio, ha quasi preso l'intera un'intera stock. Vantaggio 88-84. Prova una read, probabilmente prova a leggere la read sulla Tech, ottimo backer, e Dex si prende game 2. Mi sono dimenticato di updateare. Comunque siamo game 2. Ora si andrà game 3, 1-1 tra Dex e Climax. Sì. Quindi ultimo game. Best of 5, ricordiamo. Ci sarà un rapido switch nel commento, perché onestamente io faccio cagare e Loris molta voce, esatto, non vede l'ora di commentare questo game. Ed eccoci qua, porca miseria, teste piccole. Losers Quarter Finals fra Dex e Climax sono al momento al game 3, uno pari. Quindi Mario Corrin, come ci operano i primi due game? Grazie. I primi due game quali erano? Vediamo, quindi matchup chiaramente a favore di Corrin, questo. Tra l'altro dovrebbe conoscerlo un po', avendo giocato con me questo matchup più volte. Vedremo se la matchup experience ti sarà d'aiuto o meno. Buona la grab, Dumpro. Se Calper non lo trova. Ecco, la serie da tilt. Peccato chiaramente il counter qui, Dex. Attenzione, è pericoloso questo F smash. Dab, grab, fair, air dodge, punita. Col nair. Ecco l'up smash, 118% su Corrin. Game decisamente a favore di Climax al momento. Style B, report off stage. Il down air non riesce a trovare la kill. Ecco ancora il 6B da parte di Corrin, cerca un neutral B. Ecco finalmente la grab, Dumpro up B, che non porta niente. Riesce a tornare nonostante il flood. Ecco il neutral B che riesce a colpire con il secondo colpo. 87% ora su Mario, che comincia a trovarsi in una situazione pericolosa. Anche se ovviamente Corrin 148%, 53%, può morire da una up smash o una da back throw. Ecco Side B che porta la kill, prima kill quindi per Dex, riesce a recuperare lo svantaggio completamente. Il back air, la pair, il pair landing, che però chiaramente non porta a nulla a quella percentuale. Ecco la back throw, prende finalmente il primo stock, 21% quindi su Mario. Side B, ecco la pair, riesce a tornare su piattaforma, ma ecco buono il nair, la throw. Il down air e la pair, buona percentuale. Viene punito chiaramente. Dumpro up smash, questo side B poco safe. Ancora questo counter che non riesce a prendere l'avversario un'altra volta. E la pair. Down flood. Side B che non riesce a colpire l'avversario, ma ecco buona la Dumpro, 50% su Mario. Down tilt, up air, 66%. Non riesce a giocare bene al momento Dex Climax. C'è caso chiaramente un F smash la Climax sul landing di Dex. Neutral B non trova niente. Side B grabbato da l'air dodge pericolosissima, che però non prende correttamente. Il down throw a air che però colpisce on stage, 120% su Corrin, che cerca quindi adesso una situazione un po' di ledge. Oddio, brutto errore da parte di Dex.
che va a far sfollare, dando quindi il game a Climax per 2-1. Va quindi di Cloud ora Climax. Vedremo se Dex deciderà di cambiare personaggio o di restare su Corrin. Diciamo che per Corrin sicuramente è veramente terribile se ci sta un counter di qualche tipo. Decide di andare su Bowser. Matchup non semplice da giocare per Cloud. La skin non gli piace. Oh, ci sono quelle custom. Decide di andare sulla classica. Decide di optare per fare Alligator, quindi Dex su Town and City, scelta sensata. Quindi vediamo, ecco, buon inizio da parte di Climax che prova questo side B. Ma ecco la PB a punire questo errore da parte di Climax. Ancora PB che viene punito da un altro side B. E sta attento qua Dex, che ha iniziato a farsi giocare. Deve atterrare in qualche modo, ce la fa. E con finalmente 6B potrà probabilmente trovare magari una grab, ma ecco con up smash down air punito con una pera da parte di Cloud. Ecco l'F smash, colpisce l'ultimo colpo, 102% su Bowser. Si ritrova in una situazione on stage pericolosa. Non trova la grab qua Dex. Ed ecco il side B che punisce questo. Recupera un stage veramente unsafe da parte di Dex. Ah, si fa colpire dal secondo colpo dell'up B qua Dex. F tilt. Purtroppo situazione veramente tragica al momento. A pair. Perché non lo trova. Ancora. C'è questo appena il landing, ma finalmente trova una grab. Apro Nair, ancora altra grab, apro. Cerca questo backer, ma sbaglia lo spacing completamente. Ancora, non ho visto neanche cosa ha preso. L'up smash, troppo presto, non riesce a colpire l'avversario. L'up B, punito con l'F smash. Bowser va verso la Blaston, ma ancora non muore. Ed ecco il side B che però non colpisce l'avversario. L'F smash a cercare il recupero neutro da parte di Bowser. Ma lui salta, ancora. Recupera un save da parte di Bowser, però non punito. 84% su Cloud. Non riesce a trovare queste grab al momento il Dex con suo Bowser. Fondamentali per riuscire a trovare la vittoria in questo game. Questo F smash che viene punito correttamente a parte Climax per un B stock secco secco, dando quindi il 3-1.